nella sua fase più incandescente, ancora una settimana appena e comincerà la finale scudetto. La Poppa Federetti Bergamo deve difendere il tricolore conquistato l'anno scorso, ma prima sulla sua strada un avversario che si gioca le ultime carte per arrivare almeno allo spareggio alla terza partita. Tutto ancora da giocare in questo incontro. Vediamo allora la situazione. Siamo nel corso del quarto set. Bergamo conduce per 2-1, 8-4 nel quarto parziale. Il primo set lo ha vinto la Cermagica di Reggio Emilia abbastanza nettamente con il punteggio di 15-7. Poi però la Poppa Federetti ha lasciato soltanto 4 punti alle avversarie nel secondo set, raddrizzando quindi immediatamente la situazione e aggiudicandosi anche il terzo parziale in 25 minuti con il punteggio di 15-9. Sembrava ormai tutto facile, discorso ormai chiuso per le campionesse d'Italia guidate in panchina da Atanas Malinov. 6-0 addirittura in pochissimi minuti all'inizio del quarto set, ma poi invece piano piano la Cermagica di Reggio Emilia ha ricominciato a giocare, si è rifatta sotto e adesso il punteggio appunto è di 8-4 per la Poppa Federetti Bergamo. Restano comunque 4 le lunghezze di vantaggio per la formazione lombarda, un margine sufficientemente sicuro. Adesso la Cermagica di Reggio Emilia è in battuta con Daniela Biamonte. Si sblocca finalmente la situazione con il muro di Laura Ferretti, è il punto numero 5 quindi per la Cermagica, che ha ridotto a 3 il distacco dalla Poppa Federetti. Ancora la Biamonte in battuta, 4 punti, 13 cambi palla per la schiacciatrice emiliana. Arriva anche il sesto punto per la Cermagica, l'errore non ha potuto palleggiare la Cacciatori, sesto punto quindi per le emiliane che si stanno davvero rifacendo sotto, devono assolutamente vincere questo quarto set per portare l'incontro alla tie break e continuare a sperare nella terza partita. Intanto l'errore in battuta della Biamonte. Diamo anche un'occhiata alle formazioni in campo, cominciamo da quella della Poppa Federetti che ha la Cacciatori in regia con la maglia numero 7, opposta alla Fips con l'1, Milani e Bragaglia le due centrali con il 5 con il 2, Mitkova con il 6 e Bertini con il 10, le due schiacciatrici. Invece per le emiliane la Benelli è la palleggiatrice con la maglia numero 14, la Biamonte con il 7 opposta, le due centrali Ferretti con l'8, l'abbiamo appena vista in battute, Remati con l'11, Beceva con il 9, Regal con l'1, le due schiacciatrici. Il cambio palla intanto riconquistato dalla Poppa Federetti Bergamo, eccola qua, Kiba Phipps, la schiacciatrice americana della Poppa Federetti Bergamo, la sua battuta, grande protagonista anche in questo incontro Kiba Phipps. Staremo a vedere se la Poppa Federetti riuscirà ad approdare in finale, staremo a vedere appunto se sarà ancora lei la giocatrice che farà la differenza all'ago della bilancia. Del resto basta dare un'occhiata all'albo d'oro del nostro campionato nelle ultime stagioni e non è difficile accorgersi che dove c'è lei c'è anche lo scudetto. 4 a Matera, 1 a Bergamo conquistato l'anno scorso appunto con la Poppa Federetti. Alla rincorsa adesso del bis Kiba Phipps, Maurizia Cacciatori. Intanto avete visto il primo piano e questa invece è Luisella Milani. 8-7 la situazione, sempre Bergamo a condurre, ma Reggio Emilia adesso ha soltanto una lunghezza da recuperare. La Cacciatori per la Phipps e conquista anche il nono punto Kiba Phipps, 14 punti e 23 cambi palla. Avete visto uno score di tutto rispetto come sempre del resto per la californiana di Bergamo. Luisella Milani in battuta per la Poppa Federetti, riceve la Beceva
E poi è l'altra americana di questo incontro, Susie Regal, ad andare a conquistare il cambio palla per la Cermagica di Reggio Emilia. Immagini preparate da Riccardo Conigliello, Manuela Benelli in battuta per le emiliane. E c'è il punto poi della Remati, il suo muro, ecco che lo rivediamo. Punto numero 8 per Reggio Emilia. Manuela Benelli, la sua classe infinita, servizio quest'anno di Reggio Emilia dopo una stagione in Serie A2, 34 anni per la Benelli, l'unica giocatrice del nostro campionato ad aver disputato tutte le edizioni dei playoff. Non è una partita facile però per la Cermagica, che comunque riconquista subito il cambio palla con la Biamonte. Rivediamo, è andata altissima, è passata sopra il muro Daniela Biamonte. Adesso in battuta per Reggio Emilia la Remati. Cacciatori dietro per la Phipps, va sul sicuro. È sempre davvero un gran bello spettacolo vedere concludere Kiba Phipps, un po' anche beccata dal pubblico di Reggio Emilia, del resto le succede spesso quando gioca in trasferta. Il primo piano di Maurizia Cacciatori, la sua battuta per la Poppa Pedretti, il cambio palla della Ferretti, 5 punti, 11 cambi palla per la centrale emiliana Laura Ferretti, sicuramente una delle migliori in questo incontro. Susie Regal per la Cermagica, è un gran diagonale questo di Kiba Phipps, vedete anche la sua carica. Si raccomanda con le compagne di mantenere la battuta, quindi di far punto. Adesso alla servizio Antonella Bragaglia, è davvero la Phipps l'anima di questa squadra, che è ormai vicinissima alla finale, alla sua seconda finale consecutiva. Ancora un punto con il muro della Bertini, il terzo muro punto per la piacciatrice pisana della Poppa Pedretti. Stavamo dicendo, si avvicina ormai alla seconda finale consecutiva la Poppa Pedretti Bergamo. Intanto già in finale è approdata l'Antesist Modena, e così arriva alla Poker, quarta finale consecutiva per Modena, che ha superato la Medinex Reggio Calabria. Nella prima partita le ragazze di Giorgio Barbieri si erano imposte sul proprio terreno di gioco, poi una vittoria nettissima anche in gara 2, 15-12, 15-10, addirittura 15-1 nel terzo set, durato appena un quarto d'ora, poco più, per le gialloblu. Si chiude quindi in semifinale l'avventura della Medinex di Reggio Calabria, allenata da Simonetta Valle, comunque una grande stagione per la formazione calabrese al debutto in Serie A1. Si chiude quindi con una semifinale, davvero un ottimo risultato. Intanto continua a far gioco e punti la Poppa Pedretti, avete visto in sovrimpressione il risultato 11-9. Ha rimesso due lunghezze, due punti fra sé e la Cermagica di Reggio Emilia, e c'è il punto, un gran muro di Kiva Phipps. Avete visto anche la sua smorfia, davvero un gran personaggio della nostra pallavolo Kiba Phipps. 12-9 per la Poppa Pedretti, e c'è un time out chiamato da Daniele Berselli. Questo è il momento più difficile per la Cermagica, eccola qua in sovrimpressione la situazione, 15-7 per Reggio Emilia e poi 15-4, 15-9 per la Poppa Pedretti, che conduce anche in questo quarto set per 12-9. Problema numero uno, problema che hanno tutte le squadre che affrontano Bergamo: come fermare Kiba Phipps. Avete visto che adesso non soltanto sulle proprie conclusioni, ma anche a muro, davvero splendido l'ultimo che abbiamo visto, i punti
arrivano quasi tutti dalla schiacciatrice americana. La battuta di Sabrina Bertini, ed è poi la Beceva che va a riconquistare il cambio palla. Teddy Beceva 8 punti, 18 i suoi cambi palla, migliore realizzatrice della Cermagica per quanto riguarda la regular season. Teddy Beceva, c'è un cambio intanto in campo, Chiara Castagnetti al posto della Benelli. Tecnico emiliano cerca quindi di sfruttare a muro i 182 centimetri della Castagnetti. Serve a poco questo ingresso perché c'è l'errore in battuta della Ferretti. Rientrerà quindi in campo la Benelli, che è così di nuovo in panchina la Castagnetti. Eccola qua, primo piano per Manu Benelli. Da una protagonista all'altra delle due squadre, dalla Benelli alla Fibs. Dietro la Benelli per la Biamonte, non tiene il muro di Bergamo. 4 punti, 16 cambi palla finora per Daniela Biamonte. Prepara a una stagione, a un'intensa estate con la maglia azzurra. Poi l'errore in battuta, sta sbagliando troppo in battuta Reggio Emilia. Avete visto 14 i suoi errori contro gli 8 della Popa Petrizzi. Ancora una conclusione dalla seconda linea, difende bene la Bertini e poi può contrattaccare Reggio Emilia, lo fa con la Remati che non riesce a chiudere. Ancora una opportunità per la Cermagica con il pallonetto della Biamonte, raccolto bene dalla Cacciatori. E poi si chiude lo scambio con la conclusione dalla seconda linea di Teddy Beceva. Eccola qua, l'abbiamo appena rivista. C'è in battuta Manuela Benelli, la palleggiatrice della Cermagica per tanti anni, regista e guida della nostra nazionale, della formazione azzurra. L'errore di Kiba Phipps, intanto sbaglia anche lei il punto quindi per la Cermagica, che prova a rifarsi sotto, ma è la Mitkova che riconquista subito il cambio palla per Bergamo. E va lei in battuta, Darina Mitkova. Riceve la Beceva, non chiude con il suo diagonale la Biamonte, poi il punto è della Cacciatori. La palleggiatrice si sta calando anche nel nuovo ruolo che vuole provare Giulio Velasco, il tecnico della nazionale italiana femminile, con la doppia palleggiatrice con il 4-2. Ancora un punto intanto per Bergamo con il muro della Bragaglia. Lo rivediamo, il muro della centrale lombarda sulla conclusione da dietro della Beceva, 14-10, quindi terza battuta consecutiva per Darina Mitkova. E Bergamo ha la possibilità, la prima possibilità di chiudere l'incontro, un ace, anzi no, si lamenta le proteste di Darina Mitkova. Annullata quindi questa prima palla match da Reggio Emilia con l'errore in battuta della Mitkova. Invece da queste immagini mi sembra di poter dire con certezza che la palla era buona. Comunque riconquista immediatamente Bergamo con la Bragaglia la possibilità di chiudere l'incontro, è a un passo dalla finale la Foppa Pedretti. 14-10 il punteggio. Adesso in battuta c'è Maurizia Cacciatori, riceve la Remati e poi è la Ferretti che non riesce a chiudere, ma può contrattaccare Reggio Emilia. Lo fa ancora con la Ferretti, a segno il suo primo tempo e se ne va anche la seconda palla match per Bergamo. Rivediamo intanto giustamente questa conclusione di Laura Ferretti. Susi Regal, 4 i punti, tantissimi da recuperare per la Cermagica. L'errore di Antonella Bragaglia
Muove quindi il punteggio Reggio Emilia 14-11 adesso, eccola qua in sovrimpressione la situazione, 2-1, 14-11 per la Foppa Pedretti. E non va neppure il pallonetto della Tips. E poi il punto numero 12 con il diagonale di Teddy Beceva, toccato, la palla è schizzata via. Poi 14-12, Susi Regale in battuta per Reggio Emilia, che ha già annullato due palle match alla Foppa Pedretti Bergamo, che adesso riconquista la terza con Tiba Phipps. Inquadratura intanto per la Kraft Leggeress Cup, il trofeo che andrà alla formazione campione d'Italia. Con la battuta di Antonella Bragaglia, Bergamo gioca la terza opportunità per andare in finale, annullata anche questa da Laura Ferretti. Davvero un'ottima partita, un'ottima prestazione della centrale emiliana. Daniela Biamonte in battuta per la Cermagica, riceve la Bragaglia, la Cacciatori poi per la Phipps, che viene murata ma si gioca ancora. E poi c'è l'errore, si sono ostacolate, avete visto, la Cacciatori e la Bertini. Annullata quindi anche la terza palla match, non riesce a chiudere la Foppa Pedretti, che si sta anche un po' complicando la vita da sola. E adesso deve fare davvero attenzione alla rimonta di Reggio Emilia. Si gioca ancora, attenzione, era stata murata la Phipps, 14-13 il punteggio, 14 pari con il punto, la palla messa in terra da Teodora Beceva. La rivediamo, questa conclusione è quella della nuova parità sul 14-14. Davvero una grande impresa in questo quarto set della Cermagica, un set che Bergamo ha sempre condotto in vantaggio 6-0, poi 8-4, ha sempre mantenuto 4-5 lunghezze di vantaggio, 14-10, ma c'è stato il break 4-0 della Cermagica e siamo sulla situazione di parità 14-14. Quarto set con Bergamo che conduce per 2-1. La Cacciatori difende sul pallonetto della Beceva e poi la Phipps, gran palla messa in terra questa dalla schiacciatrice americana, 16 punti, 29 cambi palla, in assoluto la miglior realizzatrice per Bergamo, che adesso può giocare una nuova possibilità per accedere in finale, vincere questa partita e conquistare la finale. Siamo sul 15-14, attenzione il contrattacco di Bergamo con la Phipps, che stavolta non forza ma non va al suo pallonetto. E poi un colpo di grande esperienza questo della bulgara Beceva, con il pallone che scorre lungo le braccia del muro di Bergamo, con la Milani e la Phipps. Laura Ferretti in battuta per Reggio Emilia, ancora un muro della Remati ed è ancora parità 15-15. Combattutissimo questo quarto set. C'è ancora la Ferretti in battuta, la ricezione della Bragaglia e poi la Phipps non riesce a contenere il suo diagonale. Manu Benelli, primo piano per Tiba Phipps, che per quanto riguarda i cambi palla è arrivata a quota 30. Ed è lei in battuta per Bergamo. Riceve la Beceva, la Benelli ancora per Teddy Beceva che va a segno. Il cambio palla quindi conquistato dalla Cermagica, superato il muro della Cacciatori, primo piano per Teodora Beceva, riceve la Bragaglia dalla seconda linea, incontenibile Tiba Phipps, è lei che suona la carica come sempre nei momenti più difficili della Foppa Pedretti. Riconquistato il cambio palla, in battuta adesso le Lombarde con Luisella Milani. 15-15 il punteggio, la Benelli per la Regale, il muro della Cacciatori, 16-15.
e vedremo se stavolta riuscirà la Foppa Pedretti a chiudere il discorso. 16-15 il muro della Cacciatori sulla Regal. Non può palleggiare la Benelli e poi la Beceva spedisce fuori. La Foppa Pedretti Bergamo è in finale, 3-1 il punteggio per le lombarde in gara 2, 17-15 nel quarto set, come l'anno scorso. Quindi la finale scudetto la disputeranno la Foppa Pedretti Bergamo e l'Antesis Modena. Possiamo chiudere con queste immagini il nostro collegamento da Reggio Emilia, ricordandovi che la Foppa Pedretti ha bissato il successo di gara 1 superando per 3-1 la Cermagica di Reggio Emilia, e la linea torna allo studio.